Buongiorno a tutti voi, un cordiale saluto, ben ritrovati per questa edizione del nostro telegiornale. Come sempre, ampio spazio all'emergenza sanitaria e contagi da Covid in aumento nell'ultima settimana e dunque da domani, mercoledì 24 marzo, vanno in zona rossa Altopascio, Bagni di Lucca e Villa Basilica. Il servizio. Casi di Covid in forte aumento nei comuni limitrofi alla provincia di Pistoia. Per cercare di bloccare il diffondersi dei contagi, da mercoledì 24 e fino a domenica 28 marzo entrano in zona rossa i territori di Altopascio, Bagni di Lucca e Villa Basilica. Per 5 giorni, quindi, in questi 3 comuni saranno chiuse le scuole e le attività commerciali, eccetto gli alimentari e quelle di prima necessità. Vietati anche gli spostamenti, se non per motivi di lavoro, di salute o comunque di grave urgenza. Ad Altopascio in 3 giorni i nuovi contagi sono stati 35, con un tasso settimanale di contagio ogni 100.000 abitanti schizzato sopra quota 400, quando il limite per la zona arancione è di 250. Una crescita repentina, ha spiegato la sindaco D'Ambrosio, ed è per questo motivo che ho deciso di intervenire subito. Secondo la sindaco, però, le misure a livello comunale servono a poco, sarebbero più efficaci i provvedimenti di livello provinciale o regionale. A Bagni di Lucca il lockdown è motivato dall'escalation dei nuovi casi, una trentina negli ultimi giorni, con un focolaio alla scuola d'infanzia di Ponte a Serraglio. Adesso i contagi complessivi sono 55 su una popolazione di poco più di 6.000 persone. A Villa Basilica i numeri sono più contenuti, ma rapportati a una popolazione ancora minore, 1.600 abitanti circa. In totale i nuovi contagiati sono 21 dall'inizio del mese. La decisione di istituire la zona rossa in questi 3 comuni è stata presa in accordo con la regione. Ed è probabile che tra i comuni che finiranno in zona rossa, magari già nelle prossime ore, ci sia anche il comune di Borgo a Mozzano, secondo quanto ha detto lo stesso primo cittadino, Patrizio Andreuccetti. E noi poco fa, questa mattina, siamo andati proprio ad Altopascio con il collega Egidio Conca per tastare il polso degli altopascesi. Zona rossa intanto fino a domenica, poi chissà, il lockdown potrebbe anche non finire dopo solo 5 giorni. In molti ad Altopascio si aspettavano questo provvedimento. Troppi contagi negli ultimi giorni, poi lunedì sera anche la notizia che il Covid si è portato via Luana Strauss, 75 anni, della famiglia che gestisce il popolare forno Buon Pane in piazza Umberto. Veramente una signora molto disponibile, una vera signora, e purtroppo a causa di questo male stiamo pagando le pene tutti quanti. Zona rossa quindi. La sindaco D'Ambrosio ha sottolineato come forse sarebbero più incisive misure prese su un territorio più vasto e non su singoli comuni. Posizione condivisa dal vice sindaco Daniel Toci. Sicuramente il fatto che il comune di Altopascio sia 28 chilometri quadrati dai quali si può uscire per una serie di ragioni, lo studio, il lavoro, la salute, le necessità, determina che gli effetti rischiano di essere molto, molto, circoscritti. Una zona rossa più ampia, più estesa, con regole più rigide su un ambito territoriale più ampio, si pensa che possano avere effetti più efficaci. E i cittadini cosa ne pensano? Abbiamo raccolto alcuni pareri. Purtroppo, se serve, sono d'accordo. Senza fare tante storie, tante polemiche, tante storie, è una cosa seria. Quindi, bene che ci sia, facciamo i sacrifici e speranzosi, sempre con la speranza. Dovevano rafforzare tutto quello che era la sanità, perché è veramente vergognoso che dopo un anno siamo al punto di partenza. Io sono dell'idea che questi colori non servono a niente. È stato obbligato questo provvedimento perché la gente non rispetta chi è senza mascherina, chi apre il bar dopo le 6, fa entrare la gente dentro. Qui è tutto un casino così. Con la zona rossa da mercoledì chiudono gli esercizi commerciali, non di prima necessità. Non sappiamo la data di fine della zona rossa. Si presume sia dopo Pasqua a questo punto, perché si dovrà agganciare i 3 giorni della Pasqua, e dopo vedremo, sperando di poter ritornare in arancione o ancora meglio. E c'è anche chi fa notare come ad Altopascio siano stati chiusi i parchi già da diversi giorni, mentre nelle strutture ospedaliere in certi casi non vengano prese precauzioni. Dalla sala d'attesa del CUP ho contato 15 persone a spalla così, e non erano ragazzini, erano tutta gente della mia età.
E qui hanno chiuso i giardinetti perché c'è 4-5 persone col cane che vanno a giro col cane. So, se voi altri vi sembra una cosa normale questa. Vediamo anche i dati diffusi come sempre poco fa sulla sua pagina Facebook dal governatore della Toscana Eugenio Giani. Possiamo andare sul nostro sito in primo piano. Di poco sopra i 1000 nuovi casi in Toscana, tasso dei positivi scende al 4,68%. Andiamo all'interno della notizia. I nuovi casi registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 1062, meno 78 rispetto a ieri, su 22.677 test, di cui 12.251 tamponi molecolari e 10.426 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi, e questa è una voce sempre da tenere molto presente, è sceso al 4,68%. Naturalmente poi tra poco avremo anche, magari speriamo di avere qualcosa anche nel corso di questa edizione del Ticino, e anche i dati quelli regionali e magari quelli provinciali. Rimanendo in tema di pandemia, continua la pressione sull'ospedale Versilia, dove i ricoverati sono saliti a 100. Il servizio. Salgono a 100 i ricoverati nei reparti Covid dell'ospedale Versilia, di cui 12 in terapia intensiva. Numeri importanti che si avvicinano alla soglia di saturazione della struttura, che al momento però, come sottolinea il direttore sanitario Giacomo Corsini, è ancora in grado di rispondere pienamente alla richiesta del territorio, sebbene nei giorni scorsi si siano dovuti effettuare 6 trasferimenti in altri ospedali, così come previsto dall'Organizzazione Sanitaria Regionale. E fondamentalmente stiamo cercando di far sì che diciamo, la risposta venga garantita sempre all'interno del nostro ospedale. Ricordo che la risposta, oltre che nell'ambito del nostro ospedale, può essere garantita nell'ambito della rete ospedaliera, che è una rete ospedaliera, diciamo, che ormai dopo un'esperienza di un anno è abbastanza definita. Una pressione, quella delle terapie Covid, che ha inciso anche sulle altre prestazioni sanitarie, anche se in modo marginale e solo in ambiti di non urgenze. Allora, diciamo, noi stiamo cercando proprio di far questo, cioè di far sì che comunque l'attività programmata non ne risenta più di tanto. Abbiamo dovuto leggermente rimodulare un po' d'attività chirurgica in queste settimane, perché il peso chiaramente dei numeri è un peso ormai importante. Noi per reperire i letti dobbiamo riconvertire altri letti a letti Covid positivi. Questo lo possiamo fare qualora i letti del Dipartimento Medico negativi si riducano, e questo è avvenuto per un certo periodo. E l'alternativa è andare a intervenire su quella che è l'attività programmata gestita da noi, quindi su questo siamo un pochino intervenuti negli ultimi tempi, però noi stiamo cercando di farlo nei limiti per continuare a garantire quella che poi dopo è la nostra offerta. E adesso c'è attesa per vedere gli effetti delle restrizioni della zona rossa territoriale, unico modo, anche secondo il direttore Corsini, per garantire il rispetto delle normative anticontagio. Lasciamo l'emergenza sanitaria e parliamo di cronaca con la notizia che apre il nostro sito. Tenta la truffa dello specchietto, poi scippa la sua vittima, arrestato quarantenne. Un uomo di 40 anni, Francesco Ragaccio, di Agrigento, è stato arrestato dalle volanti della Questura di Lucca per una tentata truffa sfociata in un furto con strappo. L'uomo, simulando un urto ai danni della propria auto, la cosiddetta truffa appunto dello specchietto, ha tentato la truffa nei confronti di un uomo di 66 anni, appunto poi Ragaccio è stato arrestato e adesso in attesa del processo. È stato imposto il divieto di dimora a Lucca fino al 6 aprile, sarà inoltre raggiunto dal foglio di via obbligatorio del Comune di Lucca per un periodo di 3 anni. L'ex campione del mondo di ciclismo Mario Cipollini è comparso in tribunale a Lucca nell'udienza del processo che lo vede imputato per lesioni personali e minacce all'ex moglie Sabrina Landucci. Il giudice gli ha contestato i vari episodi raccontati dalla donna, dal fratello, l'ex portiere della Fiorentina Marco Landucci, e dall'attuale compagno della Landucci, l'ex calciatore Silvio Giusti. Cipollini ha sostanzialmente respinto gli addebiti, negando di aver mai usato violenza alla donna e di averle puntato contro una pistola. Ma sentiamo cosa ha dichiarato l'ex campione del mondo all'uscita del tribunale. La versione è la mia verità, e ora naturalmente ci rimettiamo ai giudici, alla giustizia e agli avvocati. Che effetto le ha fatto rivedere la sua? Raramente mi capita, per cui nessun effetto, anzi, ormai sono due vite lontane che abbiamo
percorso un bel pezzo di strada insieme, ora la sua strada è con un'altra persona, la mia strada è diversa dalla sua. Ecco, però lei è arrivato lì, è la prima volta che viene, diciamo, dipinto, insomma, tutto quello che ha detto la sua ex moglie, insomma, si è sentito accusato di tante cose, insomma, sì. Lì in aula, insomma, un certo effetto l'ha fatto. Però lui ha risposto puntualmente. Sì, no, volevo capire che effetto l'ha fatto sentirsi. Allora, la mia sensazione di libertà, come togliermi un peso e raccontare la mia versione, sono state raccontate tante cose che non sono la verità, io ho raccontato la mia. Okay. Per cui è una sensazione di sollievo, come quando uno ha una responsabilità, un esame, quando poi l'hai dato, tutto va. Sai. Sono iniziati i lavori per la nuova palestra a Fornoli, dunque torniamo nel comune di Bagni di Lucca. Sono iniziati lunedì 22 marzo a Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca, i lavori per realizzare il nuovo centro sportivo polivalente, che di fatto sarà soprattutto la palestra per le scuole di Fornoli. Nel 2009 fu abbattuta la vecchia struttura perché non agibile. Dopo un lungo percorso che ha visto succedersi anche alcune amministrazioni comunali, finalmente sono partiti i lavori di costruzione del nuovo edificio, che sarà sicuro, ecologico e funzionale. Sono contento di essere qui perché finalmente riusciamo a ridare questa palestra alla scuola di Fornoli, che era dal 2009 veramente che mancava. I ragazzi hanno resistito tutti questi anni facendo attività fisica all'aperto o in qualche aula. Questa è l'immagine esterna di come sarà la nuova palestra, che di fatto sarà collegata alla scuola in modo che i giovani possano comodamente accedere senza dover uscire all'esterno. Questo è il rendering, come verrà quando è finita, collegata attraverso un corridoio coperto alla scuola, quindi i ragazzi possono passare direttamente dalla scuola alla palestra. La nuova palestra avrà dimensioni importanti, larga 20 e lunga circa 40 metri. Al suo interno, oltre agli spogliatoi, la palestra verrà allestita come campo polivalente per svolgere anche attività agonistiche amatoriali, ad uso insomma anche delle comunità locali, oltre che per l'attività di educazione fisica legata alla scuola. Abbiamo trovato un progetto nell'insediamento nostro nel 2017, l'abbiamo portato avanti perché venisse finanziato quanto prima. È stato finanziato l'ultimo di dicembre del 2017 con un importo di 1.272.000, e questo è un finanziamento del MIUR, con la partecipazione anche della Regione. Il cantiere avrà una durata di un anno, come sancisce il contratto dei lavori, e l'obiettivo dell'amministrazione Michelini è di inaugurare il nuovo edificio entro la fine dell'anno scolastico 2021-22, nella prossima primavera. Restiamo in zona perché dopo oltre 3 mesi è stata riaperta nella giornata di lunedì la statale del Brennero. Dopo ben 103 giorni ha riaperto finalmente al traffico la strada statale del Brennero tra Borgo Ammozzano e Chifenti, anche se a senso unico alternato. Laddove tra l'8 e il 9 febbraio si verificò la grande frana che scaricò sul piano statale diverse migliaia di metri cubi di materiale, adesso il traffico è regolato da un semaforo che permette il transito a senso unico alternato. Il dispositivo è regolato con tempi abbastanza stretti, così da cercare di snellire il più possibile le code sia nell'uno che nell'altro senso. Laddove invece si verificò lo scorso 9 dicembre il cedimento del manto stradale che costrinse alla chiusura della strada, il transito risulta invece regolarmente riaperto a doppio senso di circolazione. Tra la gente del posto e i pendolari indubbiamente un sospiro di sollievo, anche se in tanti resta la convinzione che la prolungata chiusura della strada del Brennero si sarebbe potuta risolvere prima di 103 giorni. Per quanto riguarda gli interventi attuati, circa il cedimento del manto stradale, si è attuata la ricostruzione, oltre che della strada, del muro per una lunghezza di 20 metri. Per la frana nei pressi del Ponte del Diavolo, gli interventi hanno riguardato, oltre alla rimozione del materiale franato, il ripristino e l'integrazione delle opere di protezione dalla caduta massi. Ci spostiamo a Massarosa per andare a vedere nel prossimo servizio il nuovo lungo lago di Montramito.
Ecco il nuovo volto del ribattezzato lungo lago di Via di Montramito, al confine tra Massarosa e Viareggio, un'area un tempo degradata, occupata da manufatti abbandonati e che ostruivano la vista, oggi finalmente libera, sullo specchio d'acqua alle ex cave di San Rocchino. I lavori promossi in questi anni dal comune di Massarosa hanno visto la sistemazione dell'area verde e la pulizia dell'argine, con la piantumazione di nuove alberature e la sistemazione di quelle esistenti. L'intervento è finanziato dai fondi della rete transfrontaliera delle lagune dei laghi e degli stagni, nell'ambito del contratto di lago, e ha visto impegnati oltre 200.000 euro di risorse, residuo dei 430.000 totali del progetto. Nella prima fase c'è stato anche il recupero dell'opera viva di una barca in legno installata nel punto più panoramico. Il comune di Massarosa aveva avuto a disposizione 430.000 euro, la mia amministrazione ha trovato rimanenti 188.000 euro e ulteriori 24.000 euro che non erano ancora stati impegnati e sono stati adoperati per la riqualificazione effettiva di quest'area. Si tratta del primo lotto, è già approvato il progetto per il secondo lotto di cui stiamo cercando di finanziare. Questa zona diventi non solo il settore produttivo di Massarosa, quindi l'area principale del settore delle attività produttive, ma anche il fiore all'occhiello di quello che è il settore del turismo. Quindi sarà un connubio tra turismo e attività produttive e qui sarà anche il punto di partenza e la porta per arrivare proprio a Massarosa da quelli che vengono da Viareggio e da tutta la Versilia. Ci scusiamo per il cattivo audio, c'era un po' di vento e anche un po' di traffico. Prima di chiudere torniamo sul nostro sito per una notizia che riguarda un amico di Noi TV, il mago Nicola Lazzarini, in arte Zazza, il libro Impossibile del mago Nicola Lazzarini, tutto sul cubo di Rubik. Apriamo Impossibile di Nicola Lazzarini, Zazza the Magician, giovane prestidigiatore di Barga, è il primo libro, tra l'altro, nel panorama magico italiano che tratta questo argomento, la magia con il cubo di Rubik. Vediamo appunto l'amico mago, il cubo di Rubik, il famosissimo rompicapo dell'architetto ungherese Erno Rubik. Nel 2020 erano 40 anni dalla nascita del famoso gioco. L'idea di Nicola Lazzarini è stata quella di scrivere il suddetto libro in vendita su Amazon e nei negozi di magia di tutta Italia per due motivi. L'anno di Covid che in pratica gli ha impedito di fare i suoi soliti spettacoli e perché non c'era un manuale che in Italia del genere. E complimenti all'amico mago Nicola. Con questo si chiude, possiamo tornare in studio alla prima parte del TG Giorno. Una breve pausa, tra poco le notizie sportive.